Ciao, allora per aggiungere un checkbox al modulo form di getResponse bisogna andare innanzitutto su entri dentro getResponse, ovviamente contatti, campi personalizzati, ti viene fuori sta roba qua. Qui puoi aggiungere tutti i campi che vuoi tu i form. Tu devi aggiungerne uno che io ho chiamato privacy di tipo checkbox. E basta, perché poi vabbè dentro vedi quando lo crei che lo crei qui, cioè sono solo queste due robe a mettere, lo salvi, dopodiché vai ai tuoi moduli web e vai su uno qualsiasi che potrebbe essere questo, per esempio. Qui dentro entri nel foro, come vedi io ce l'ho già aggiunto. Ora non mi ricordo se questa parte della consente al trattamento, il testo lo aggiungi da qua dentro e pare di sì. Mi raccomando di entrarci premendo quella linguetta che ho premuto io, perché qui devi spuntare questa che di base non è spuntata e rende il checkbox obbligatorio. Se non la spunti è come non averlo, quindi non serve una mazza. E niente, dopodiché vabbè, le cose, i testi, i titoli, quelle robe lì le cambi tutti dall'editor ovviamente vedi, ti appare qui, tu qui puoi aggiungerlo o non aggiungerlo, eccetera. Vai su pubblica. Beh, ovviamente salto il passaggio impostazione perché tanto non cambia niente lì. Vai su modifica codice HTML, cerchi la parte adesso, quella col testo che dovrebbe essere verso la fine, magari per andare più comodo. Beh, vabbè, tu magari vuoi tenerci CSS, allora teniamo il CSS dentro. Vediamo se riesco a trovarlo con il cerca cose di Mozilla Firefox, che non vedo perché sto registrando, ovviamente. In sostanza, tu devi trovarti il testo che tu puoi trovare chiaramente facendo un cerca cose, però io non riesco perché sto registrando e ciò. Cerca che non appare, non so perché. Dove cavolo è? Trova, eccolo qua, e non appare. Dove cavolo è? Sarà questo allora. Cosa abbiamo? Privacy. Cerchiamo ad esempio, ovviamente cerca con Google, quindi epic fail. Torniamo indietro. Niente, non so dove cazzo è il cerca su sta merda di Mozilla del cazzo. Comunque. Insomma, te lo faccio togliendo i CSS così si vede subito. Eccola qua, privacy che dichiaro di aver letto. È dentro la span class, perfetto. Qui dentro tu puoi andare direttamente a sostituire a questa parola privacy il link alla privacy. Quindi ti devi creare prima di tutto una pagina contenente la privacy sul tuo sito. Dopodiché apri Composer, che qua io ho già aperto per velocizzare, che se non ce l'hai te lo installi, vai su Composer, è una roba gratuita che direi che praticamente devi avere se non ce l'hai ancora. Premi la scrivi la parola, premi collegamento, qua metti il sito google.it, sto facendo un esempio. Puoi mettere in fase apertura oppure no, insomma, di te. Sì, in questo caso sì, perché vuoi che resti comunque su quella pagina. Una nuova finestra. Ok, fai ok. E come vedi, lui cosa ha fatto? Ha creato il link alla parola privacy. Tu lo sottolinei, vai su spezza o su sorgente dove vuoi. E su spezza mi pare più comodo. Infatti, vedi, ti dà direttamente il codice di quella roba là, che è questo. href google.it target blank privacy bla bla bla. Tu devi comprendere, scaracollarti sta roba dentro privacy al posto di sta roba qua. Ok? Basta, non devi fare altro. Prendi, copia e incolli tutto il tuo codice. Ok? Quindi lo copi e lo incolli dentro dove devi incollarlo, insomma, adesso. Per provare lo mettiamo qui dentro, vediamo cosa succede. Ecco, come vedi c'è tutto, vedi che è linkato. Non è ovviamente il CSS, non l'abbiamo tenuto, quindi viene fuori sta roba un po' bruttina, però funziona. Cioè, se io adesso la testo, funziona sta roba. Adesso non la testerò,
Vediamo, no, da qua non posso testare, però ti assicuro che funziona perché tu quando salva vai a caricare, bisognerebbe salvarla, fare la prova, prendo la pagina che tiene, vabbè, dai, facciamola. Salva, questa pagina non ha un titolo, che palle titolo, ok. Allora, sta roba la salviamo come titolo HTML, la salviamo dentro desktop, così andiamo direttamente lì. Puoi chiudere Composer perché tanto vedrai che adesso funziona. Andiamo ad aprirla e vedrai che si sì, apriamo Privacy. Ah sì, perché bisogna dargli. Vabbè, il link c'è, ho sbagliato a scrivergli il link. Bisogna dargli l'URL assoluto, quindi bisogna dargli tipo. Tipo questo urla qua in realtà, col protocollo e tutto quanto. Adesso sono costretto a riaprire Composer perché sono un idiota. E qui facciamo apri recenti, dove cazzo è? Ah, pagine recenti. Apri sta roba, ti rimetti qui. Ecco, non volevo fare un corso su Composer, ma sta venendo fuori un corso su Composer. Ecco, no, bisogna togliere questa, scusa, bisogna togliere questa roba qua. Lui è relativo all'inizio della pagina, perché quella roba là non te la dà da togliere finché non salvi la pagina in Composer. Vabbè, cioè, Composer c'è tutto un dio per i fatti suoi. Comunque, è così, fai salva, e adesso vedrai che se noi andiamo ad aprirla, vedrai che adesso funziona. Ok, siamo su Google. E niente, come vedi, a posto. Ok? Ciao. Ciao.